Oi bro, ma che sto prendendo mal di casa e basta, sto scendendo adesso. Ogni volta la ve lo faccio sclerare. Mi dispiace pure. Allora, ultima persona da avvisare. Mina! Com'è? Dov'è la sala? Eh? No, Cosa? Ciao bro, ma che sto partendo adesso, arrivo, Sto arrivando come un cavallo. Ok. Adesso aspetta un attimo, che sono in posizione molto importante. Perché ho detto faccio sfasare l'ave? Perché gli avevo detto 9:30, sono le 9:50, sto partendo ma di casa. Povero Cristo, quello lì mi deve sopportare sempre. Aspetta, che non sono abituato a vloggare. Sto già facendo troppo casino. Sto andando in ansia. Aspetta. Bella raga, sono nel mondo del calistenico, no? Non ci sono chest press, non ci sono lat machine, non ci sono bilancieri. C'è, come si chiama questa? Come posso chiamare? Sono parallele. Parallela, c'è una sbarra, un'altra sbarra, solo sbarre, vediamo qua. Quelle non credo che le useremo mai. Come posso chiamarla? Questo rack, no? Che cazzo, ne so, così sono degli anelli fatti male. Anelli fatti di merda. Comunque, oggi io non ho mai provato il calisthenics, ma io ho detto all'età di 21 anni è impossibile non aver mai provato il calisthenics, quindi ho detto come fanno quando guardo su YouTube, come quando guardo i suoi video, come fa a fare certe skills, come fa a essere forte in certe skills, come si allena un calistenico. Allora ho detto oggi facciamo un video con, posso dire il migliore, no? Il top, coach, il migliore, top. Sì. Il coach, il top, l'assoluto youtuber calistenico, Mr. Forense, come ti chiami in realtà invece che non mi ricordo? Vabbè, mi presento, ciao ragazzi, sono Cristian Colucci, in arte Mr. Forense. Oggi porterò Dennis a vedere le skill, facciamo vedere un attimo un allenamento. Che lui è abituato a fare le solite cazzate da bodybuilder, tutti pompati, che sono al tiro. Ma perché infatti io oggi lo mettiamo in campo su qualcosa di più serio magari, no? Io ho sempre detto, infatti, invece, cioè, scusami, ma quanto ci vuole mettersi lì a fare le trazioni, fare le dip? Cioè, io, cioè, guarda qua, nel senso. Vabbè, le trazioni le fate anche voi bodybuilder, le fate fatte male, voi bodybuilder. Cioè, guarda qua, nel senso. E di piedi incrociati. Qual è la difficoltà di fare questa cosa qua? Quindi oggi vediamo un attimino come mi rende in difficoltà, diciamo, il Mr. Forense. Oggi lo metto alla prova. Vai. Allora, oggi partiremo con il muscle up, gli farò fare, diciamo, una scaletta di esercizi partendo dalla difficoltà maggiore. Il muscle up è un esercizio esplosivo, quindi va sempre messo in cima alla scheda. Proseguiremo poi proseguiremo poi con le due skill principali, quindi planche e front lever, corrispettivamente spinta e tirata. E poi faremo dei complementari, però partiamo dal muscle up. Dennis, che è un bodybuilder, probabilmente lo farà di merda al muscle up, perché lo fanno tutti male, quindi fanno le solite scalciate, mezzo rom, bentato. Vediamo l'esecuzione, magari lui è diverso. Vai. Un po' all'Hannibal for King, un po'. Si fa cagare? Allora, c'è solo qualche piccolo, diciamo, qualche dettaglio da aggiustare. Innanzitutto, le braccia. Pensavo che il muscle up era l'unica cosa che andava bene. Invece. Ma non è male, non è male. L'unica cosa è che fai questo movimento un po' inutile. Fai questa cosa qua, no? E poi vai su. Okay. Cioè, tipo, fai un rimbalzo. Invece dovresti cercare di partire a braccia tese. Tu stai teso. Parti leggermente indietro la sbarra, e questo l'hai fatto bene. Perché fuori camera gliel'ho spiegato un po'. Parti con le braccia tese, da qua ti lasci andare. Arrivi al punto di massima oscillazione, ok? Da qua, esatto, da qua tu trazioni, trazioni, okay. Esplosivo al petto. Te lo faccio vedere, te lo mostro. Devo farlo un po' più statico, diciamo. Io mi sono dato troppo slancio. L'hai fatto un po' all'Hannibal for King, un po' da ghetto, no? Da ragazzo di strada. Io sono ghetto, guarda qua che maglia. Però è più funzionale questa. Allora, quindi tu da così, poi braccia neanche troppo larghe, qua servirebbe la magnesite, ma ne facciamo anche a meno. Massima oscillazione, ritorno, esplosivo al petto. Okay. Ok, poi qua toccavo a terra con le gambe, quindi ho dovuto un po' rannicchiarle. L'ideale sarebbe tenerle anche tese, però le gambe non si devono muovere, ferme. Dici che, no, vabbè, non sputo perché almeno
Esatto, questo. Cattivo però, esplosivo. Ok. Però mettici cattiveria. Braccia secondo me un po' più strette. Mi sono allenato ieri. Ho fatto... Iniziamo con le scuse tanta, qua. Tanta tirata. Ho fatto i massimali prima, cioè, oggi è il giorno di riposo. Sembra 5 minuti fa che ero in palestra, quindi dai. Stringi un po' di più le braccia. Più strette. Olè. Opa. Già meglio. Ti manca l'esplosività però. Molto più difficile però così. Esatto, però così è senza... È più cioè devi proprio andare di forza, cioè aiuti esatto. Non ce ne sono. Tenete conto che ogni movimento delle gambe che si va diciamo a incontrare, col... quindi quando voi portate le gambe verso il busto, che sia gambe tese, che sia gambe piegate, è un kip, è un aiuto. Ok? Quindi vi va diciamo a togliere chili e a dare una potenza di inerzia che non dovreste avere, mentre invece deve essere tutta esplosività. La cosa che ti manca secondo me, questo è un problema del bodybuilding, è proprio l'esplosività, perché siete abituati a lavorare molto con movimenti tutti stati. Lenti, sempre sul, con un alto timing under tension, e questa cosa qua va un po' a cioè, cozzare con l'esplosività. Sì, ma che me deve ne sono essere... accorto tanto anche a lotta, aveva detto anche il coach che fa... Fai bodybuilding, non sei esplosivo. Esatto. Quindi un lavoro che si può fare sono i pull up esplosivi al petto con leggera oscillazione. Ed è proprio questo che adesso faremo come primo esercizio. Quindi ti vai a fare un muscle up. Sì. Fai una ripetizione. Consecutivamente ti fai un massimo di pull up esplosivi al petto. Quindi scendi okay. Giù. Una cosa di questo tipo. Quindi ne faccio uno per max. Più max. Fai un muscle up. Sì. E poi da qua. Fino a che... Non perdi l'esplosività. Ok. Quindi, muscle up per... facciamo tre serie. Ok. Bravo. Vai, esplosivo. Vai. Vai, come un cavallo, bravo. Su. Boh, stop. Ok. Allora. Dai. Due. Come un cavallo. Uno. Ok. Torna braccia tese. Bravo. Boh, stop. Quando perdi quel picco massimo d'esplosività ci fermiamo, ok? Sai cosa andrebbe bene anche a te? Gli EMOM, tipo. Gli EMOM con i pull up esplosivi, no? Per allenare l'esplosività. Ti serve un lavoro ripetuto di questo tipo. Gli EMOM, tipo ti fai... Gli EMOM mica un circuito, scusa. Sì. Cioè. Sì, cioè sai, l'EMOM, no? ti fai... L'EMOM, ragazzi, va dai, sì. Chiamolo in grande EMOM. Fai ad esempio due pull up esplosivi, quindi ti lasci un margine alto. Okay. Riposi un minuto, cioè riposi, hai un minuto per ripartire. Ok. Ti fai ogni minuto riparti, ti fai due pull up esplosivi, tipo per 20 minuti. Questa cosa qua aumenta l'esplosività. Per i ciccioni che ci stanno guardando che non sanno fare neanche una trazione, allora prima dovete imparare le trazioni, prima di fare muscle up dovreste sapere fare delle trazioni. Una volta che avete padronanza con le trazioni, le riuscite anche a fare esplosive, manca la propriocezione, cioè la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio, cioè che movimento devo fare. Bene, la loop band ci viene in nostro soccorso perché ci scala peso e quindi ci permette di concentrarci di più sul movimento anziché sul nostro corpo. Stai facendo questa non è un push down al cavo, Dennis, qua non devi fare il tricipite, non devi fare il bodybuilder, ma bisogna usare la loop band per fare muscle up. Quindi un piede dentro, mettiamo, non due perché ci toglie tutta la stabilità che riusciamo a costruire, sempre minima oscillazione e andiamo a trazionare. E con questo voli. Quindi praticamente se non sai fare il muscle up devi comprarti questa. No vabbè, ma io non lo consiglio. Allora, per chi non sa fare il muscle up, adesso a parte gli scherzi, non consiglierei di partire con questa, ma lavorare sulle trazioni esplosive, zavorrate, esplosive al petto zavorrate, utilissime. Quindi per arrivare a un muscle up, secondo te quante trazioni uno dovrebbe saper fare? Non c'è un numero, perché poi magari se ne fa 20, però capito, tutta bodybuilder lente non ha l'esplosività, gli okay. Manca il movimento, deve fare le esplosive. Tipo, quindi non... Facciamo vedere. Non questo, ti stile lat machine. Esatto. Ma... come le abbiamo fatte prima, cioè esplosive. Esattamente. Okay. Bisogna anche avere un'apertura di spalle, perché se uno è chiuso di spalle, capito che rimane così. Certo. Mentre invece nel muscle up devi aprirti. E essere anche mobile. Esatto. Ok. Dai. Invece io adesso devo provarla con questo. Metti quanto togli questo? Il piede dentro. Non il ginocchio, il piede dentro. Ah, io... avanti in palestra faccio questo, te lo giuro. No, metti il piede dentro. E vedi che oggi si impara. Ok.
Però le allarghi troppo le braccia, sono larghissime. Perché altrimenti sali con i gomiti larghi, okay, capito? Ok. Bravo. Vale. Non volevo perdere l'elastico. Con questo tu puoi fare volume, capito? Nel tuo caso, con questo riesci a lavorare, cioè, a concentrarti. Però ci fai un lavoro tecnico una volta a settimana, non è che il focus non è quello. Con questo non costruisci forza, okay. Impari il movimento con questo. Okay. Boh. La pre pro, pro. Come si dice fra? La propriocezione? Eccola lì. Allora, passiamo alla planche. Perché mettere prima la planche e poi il front lever? Intanto perché il muscle up è un esercizio di tirata, quindi per alternare tirata e spinta, okay. Questo lo fate anche voi bodybuilder, certo, giusto? Push pull, lo chiamiamo, esatto, nelle nostre schede. Noi nella stessa seduta è meglio alternare tirata e spinta proprio per far riposare i muscoli della tirata. Quindi ci concentriamo sulla planche, che è una propedeutica, è una skill di spinta. Allora, le esecuzioni le andiamo a fare su parallele, perché inizialmente è più facile. Molto semplice, saranno delle oscillate, si chiamano in gergo tecnico L-sit to tuck planche, ovvero la planche con le ginocchia raccolte. Ma perché avete tutti questi nomi qua inglesi, americani? Perché è più semplice, sennò chiamarla planche con ginocchia raccolte è brutto, non si vende bene il prodotto. Sì, in effetti, bisogna... anche business. Quindi lo faccio vedere, lo faremo a buffer 1. Sai cos'è il buffer? Lo sa cos'è il buffer? Sì. Non lo sa? Sì. Loro lo sanno? Loro no. Loro non lo sa. Allora, il buffer è lo scarto che lasciamo dal massimale ipotetico. Quindi, cosa vuol dire? Se c'è buffer 1, vuol dire che io... Margine. Dato il margine, esatto. Oppure si può dare anche l'RPE, no? L'RPE è la scala di difficoltà da 1 a 10. Quindi se dico RPE 8... Lo impareranno, porterò un allenamento con l'RPE. Giuro. Ragazzi, dovete svegliarvi però. Allora, vai. Buffer 1, quindi è il sit, tuck planche, blocco 2 secondi, torno. Vado a fare tutto questo a buffer 1, quindi finché riesco a farle vado avanti, fin tanto che non sento che più o meno mi rimane una rep fatta bene. Per fatta bene cosa intendo? Che voglio che la fai a braccia tese, scapole protratte, bacino in linea, quindi ben lì, non schivezze di sto tipo. Se mi fai una schivezza di sto tipo, se lo vai qua così, ok, non vanno bene, ok? In super serie, dopo aver fatto il buffer 1, planche lean push up, che lo facciamo vedere dopo. Ok, però me lo ricordo. Per max, massimale. Ok. Fatti bene, dai. Perché te lo dovrei testare. Facciamo un numero, sai che io, sai, ho sempre i numeri in testa, dammi un numero, o fate proprio max. Allora, fanne, vai 4. Dai, fanne devo 4. Far bello, così a me non mi piace, ho un obiettivo, no? Io lavoro tanto a buffer in realtà, lo reputo più proficuo. Però voi bodybuilder lo so che fate difficoltà. No, 2 secondi di blocco. Ben sbilanciato. Uno, due. Vale. Subito. Uno, due. Uno, due. Ok, stop. In realtà 3 rep vanno bene, perché già qua hai sporcato un po' la tecnica. Ho visto subito. Anch'io. Planche lean push up. Allora, il planche lean push up è un piegamento, vai tu fallo, è un piegamento a terra funzionale alla planche, no? Protrai bene le scapole protratte, sbilanciati, bisogna essere sbilanciati come in planche, quindi più le mani si avvicinano al baricentro, ovvero al bacino, sì, in linea, ok? Più avremo forza ad esprimere, più sarà difficile. Ok. Quindi bisogna che ti sbilanci mantenendo il corpo allineato, quindi glutei contratti, quadricipiti contratti, addome contratto, scapole protratte. Scendi lentamente e ti riporti in posizione. Max rep. Come rendere difficile dei piegamenti, praticamente. Sì, oltre che difficile, funzionali alla parte. Detto, magari. Protrai scapole, bravo, vai. Ola. Non farlo da bodybuilder, blocca a braccia tese, bravo. Schiaccia di più i glutei. Buono. Blocco di 1 secondo a braccia tese. Abituati a tornare bene bloccato. Ok. Allora, faccio vedere come l'ha fatto Dennis e come idealmente dovrebbe essere fatto. Che era buono, eh? Non era male. Però c'erano quelle lacune da bodybuilder che rimangono. Quindi, Dennis più o meno ha fatto una cosa di questo tipo. Okay. Ok, non tornava mai in blocco. Invece noi dobbiamo tornare sempre in blocco a braccia tese. Quindi scendo, blocco. Blocco. Ok,
Perché ci dobbiamo abituare a un lavoro che va poi sempre in lockout, quindi ogni rep devi vederla a sé stante. Io la vedo come una scrittura in stampatello, non in corsivo. Cioè tu in corsivo scrivi che è tutto attaccato, okay. Le rep devono essere in stampatello, quindi okay. Pam. Ed è per quello che quando ho provato anche a fare la skill non riuscivo a stare così, perché esatto, secondo me non sono abituato a stare così proprio. Perché voi bodybuilder lavorate sempre lavoriamo di connessione. Connessione mente muscolo. Allora, praticamente adesso dobbiamo fare il front lever, no? Vai, facci vedere come si fa. Aspetta. Ma non si fa qua il front lever? Ma sì, puoi fare anche anche qua. Vabbè, io lo voglio farlo. No. Se quanti secondi dovrei tenere per farlo bene? Cioè, se io per gara... l'ho già provato in palestra, no? Ti dico, lo so fare. Allora, da gara 2 secondi. Se 2 secondi. Valido, sì. 1, 2. No! 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 Ti giuro che una volta almeno un secondo l'ho tenuto. Niente, figura di merda. Guarda l'uccellino. Così. Dunque, passiamo al front lever. Allora, guarda, possiamo già fare un lavoro avanzato. Utilizziamo questi perché è meglio lavorare a degli anelli anziché ad una sbarra. Perché la sbarra non ci permette di lavorare dalla candela senza sprecare energia. Perché okay. C'è la sbarra in mezzo, no? La candela è questa. E infatti, visto che io mi sono preparato lì. Come vedete, se io sto così alla sbarra, non posso. Devo stare un po' più inclinato perché c'è la sbarra che mi impedisce di stare perpendicolare al terreno. Stare perpendicolari ci permette di non sprecare energia. Okay. Quindi ora cosa andremo a fare? Siccome il front lever è una leva, anche questa, come la planche, noi partiamo dalla perpendicolarità che non abbiamo forza in gioco, la leva resistente sulle gambe. Scendiamo, quindi scendi così come hai fatto alla sbarra, piano, e ti blocchi più o meno circa a 45 gradi alti. Quindi cosa vuol dire? Che tu vai a fare questo. Candela. Sì. Scendo. E mi fermo. Blocco qua. Prima. Qua. Ok. Già sentirai tensione muscolare. Ti blocchi per 3-4 secondi. Chiudi in advanced tuck e scendi fino a linea. Ok? Advanced tuck. Allora ti faccio. Tedesco. Sai. No, semplicemente così come per la planche, il tuck è questo. Okay. È un tuck advanced, cioè un tuck più avanzato. Okay. Quindi anziché stare così, stai così. Ok. 90 gradi tra busto e gamba. Quindi io mi fermo a 45 e raccolgo le ginocchia. Sì, ti faccio vedere l'esecuzione così magari la riesci a mimare. Quindi su, scendo qua, blocco, chiudo, scendo in linea. Poi da qua posso fare anche i pulse. Questi qua sono pulse. Ok? Ok. Quindi queste due cose qua mi dovrebbero servire per... L'importante è che mantieni le braccia tese nel front lever. Contrai bene il gluteo, gluteo. Tira le punte dei piedi. Vai il fibito contratto. Vai. Blocca. Buono, chiudi. In advance, quindi un po' più aperto, scendi in linea. Più su. Qua. Ok, stop. Allora, siccome non mantiene bene l'advance tuck, era più simile ad un attack che l'advance. Facciamo una variante un po' diversa. Minchia, allora tu quando sei in full, cioè gambe distese, non raccogli più le ginocchia, ma chiudi solo l'angolo delle gambe. Ti metti a 90 gradi, quindi te lo faccio vedere così ci capiamo. Blocchi qua. Sì. Fai questo. Ah, ok. E da qua fai 3 rep così. 1. Dai bro. Vai. Stardo. Vai, one more. Per chi è ciccione di voi che sta guardando e non riesce a fare ancora il front lever, può partire ovviamente da delle cose più base. Nel mio canale c'è la playlist scuola di front lever. Fate riferimento, capito? Per vedere, lì c'ho tanti esercizi per diverse categorie vado di persone. Pure io vado. Però
imparate. Allora, facciamo un po' un cazzo di disclaimer per chi magari non capisce quante ripetizioni, perché poi la gente si perde. Ma quante rep devo fare? Quante serie? Ragazzi, va bafferata la cosa. Ovviamente va tutto contestualizzato al vostro caso. Nel mio canale va bafferata, aspetta. Va bafferata, buffer, buffer. Quindi? Okay? Chiocciola, si mette con la chiocciola. Nel mio canale c'è un video dove vi spiega che cos'è sto buffer, ok? Quindi voi potete andare a vedere, a consultare questo video, così imparate ad allenarvi anziché fare le cazzo di cose da bodybuilder stupidi e magari riuscite anche a migliorare, no? Io vi dico poi Danny, tra l'altro, adesso okay, vi faccio vedere, provare una roba. Vai. Che secondo me potremmo iniziare ad allenare, no? Vai. Tu tanto, secondo me sei pratico, ce le hai queste robe. Andiamo a fare. Non credo che fa più luce pollo nord e sei che ho detto anziano. Facciamo la fotocopertina. Questa è bella figura, facciamo una foto per la copertina. Allora Dennis, diciamo che in questo allenamento ha preso tanta padronanza sui movimenti. Si sente pronto a provare il muscle up ad un braccio. Te la senti Dennis? Sì, andiamo. Proviamo, dai. Allora, metterla così mi è adatto. Stendermi tutto. Un altro. Ma sono troppo forte. Mica bellissimo, fra. È bellissimo. Non è finito il video, ma basta. Ciao, alla prossima. Datevela a fanculo. La prossima volta faremo altro. Allenatevi. La prossima volta verrà lui in palestra a fare qualcosa. Che teste di cazzo. Culo. Basta, stop. Ciao. Wow. Finita la giornata. È finita la giornata. Abbiamo provato un allenamento calistenico e ora me ne sto andando a casa, perché mi aspetta il riso con lo yogurt. Devo fare il mio bel pasto e poi devo andare in palestra, che ho un bel po' di personal e mi devo anche allenare. Mi sta venendo voglia di fare una vloggata domani su un allenamento di lotta, di MMA. Sì, però più improntato sulla lotta. Non so. Spoiler del prossimo video. Sì. Aspetta un attimo. Non te ne andare via così veloce. Aspetta un attimo. Una roba, l'unica, figa. Guardate che sta passando su cicli. Più piano, tranquillo. Pezza della merda. Stavo dicendo, se hai voglia, aspettate su Finestrines. Se hai voglia, scrivimi nei commenti quale sport vuoi vedere che porto. Vuoi vedere che porto, non è italiano però. Vuoi vedere che mostro. Vuoi vedere che provo. Ok? Scrivilo nei commenti e io andrò a provare qualsiasi cosa. Perché c'ho voglia di adrenalina. C'ho voglia di fare casino in questo mondo dell'atleticismo. Mamma mia, ma che cazzo te lo dico a fare?